Benvenuti alla seconda parte del programma Tai Chi per ufficio del dottor Pollan. Quindi andiamo a vedere la seconda parte. Nella prima parte condensiamo praticamente la prima parte. Pallina da tennis qua, quindi la schiena rilassata. Una gentile curva, quindi vado a inspirare portando sulle braccia, roteo, inspiro, vado nella posizione preghiera, che ho due punti meridiani per ribilanciare il meridiano superiore. Questa posizione portando su un braccio e l'altro parallelo, quindi uno portandolo su e l'altro parallelo al pavimento. Poi scendo, faccio la palla da basket, inspiro e prendo l'energia dal cielo. Cielo e dalla terra. Inspiro. E vado. Quindi questa è la forma. Quindi nella prima parte vediamo il riscaldamento. Questa sarebbe del Tai Chi per ufficio. Andiamone gentle movement, cioè un movimento gentile, non strecciando al 60%, permettendo a tutti i muscoli di rilassarsi. In cinese si dice song, dire sing e song, cioè cantare una canzone, perché il Tai Chi è come cantare una canzone, che ci sentiamo rilassati, la mente tranquilla, e invece di stancarci ci fa sentire riposati, comunque rilassati. Quindi questa è la forma. Quindi cosa consiglio io? Facciamo part 1 per fare esercizio preparatorio, part 2 per fare la forma che ripetiamo. Qua possiamo fare open close per rienergizzare a nostro piacimento. Andiamo a fare una palla, portiamo su, ritorniamo. Quando ci sentiamo sicuri, rilassati, allora possiamo passare al movimento raffreddamento. Raffreddamento, iniziamo con i pugni del Tai Chi che sono leggermente aperti e rilassati e andiamo un pugnetto nel meridiano della coscia, cioè al centro della coscia. Poi andiamo
questo sarebbe come se prendiamo un cesto, andiamo a strecciare anche le spalle, scusate, prendo un cesto. Terzo movimento è l'albero, cioè raccolgo l'energia e la porto davanti a me. Raccolgo energia dal cielo, la porto su davanti a me. Comunque questi movimenti sono consigliati 3-5. E quindi praticamente questa è la lezione completa in due parti. La prima parte è Qigong per riscaldamento, la seconda parte è la forma più il raffreddamento, e quindi potete iniziare a praticarla. Il mio consiglio è la mattina per sentirci energizzati per andare al lavoro, la sera tardi dopo lavoro per andare a rilassare lo stress della giornata. Quindi grazie, se siete interessati alla lezione completa del Tai Chi per la salute, contattate al sito Giada Verde e alla mail. Comunque potete andare anche nel sito taichiforhealth.org e lì c'è la lezione in inglese, perché i DVD comunque nel Tai Chi for Health sono in inglese, quindi quello che sto facendo io come istruttore è portarli in italiano, che comunque manca. Quindi grazie.